Là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Nel video di oggi voglio andare a trattare un argomento che sicuramente molti di voi hanno già visto qua nelle notizie del game, ovvero il bilanciamento delle carte. Come viene quest'ultimo lo andiamo a vedere subito, ovviamente non prima di aver lasciato un bel cuoricino a questo video e già che ci siete anche a questo. Un ringraziamento ai ragazzi di Clash Royale che hanno postato il mio video sull'ultimo ribilanciamento che c'è stato all'interno del game, lo potete trovare tutti. Comunque sia, volevo giusto parlare di ribilanciamento, se non si fosse capito, perché ormai Clash Royale è un gioco che ha bisogno costantemente, forse ancora più di prima, di ribilanciamento. E attenzione, non sono cose fatte per aggiustare il gioco, mettere delle toppe, no, sono delle cose fatte per mantenere il gioco come si deve, mantenere un equilibrio nel tutto. Tanto che ormai escono con una cadenza mensile. Voglio anche farvi vedere che ormai su Clash Royale ci sono quasi 90 carte. Sono veramente tante. E questo vuol dire che il gioco, per restare bilanciato, deve essere seguito molto dagli sviluppatori di Supercell. Partiamo col dire quali cose Supercell prende effettivamente in considerazione quando vuole cominciare un ribilanciamento del gioco. Punto numero 1, tutte le carte che vengono utilizzate. In particolar modo noi sappiamo che su siti come Stat Royale tutti abbiamo la possibilità di vedere quali carte vengono utilizzate di più e quali vengono utilizzate di meno. Ovvio che ci sono alcune carte, come magari la Zap e l'Orda di Scheletrini, che vengono utilizzate sempre a prescindere, perché sono carte che costano poco, che sono versatili, che si possono usare, insomma, fare un sacco di cose, e questo Supercell non lo può evitare. Infatti qua, per una piccola parentesi, i ribilanciamenti servono proprio per andare a individuare quelle carte che a prescindere da quanto possano essere versatili sono proprio forti, sono proprio con dei valori, con delle statistiche troppo alti per quel periodo del game. In secondo luogo tengono conto dei deck più utilizzati, dei deck di maggior successo appunto, e praticamente si fanno un'idea anche in base a uno, la ladder che noi conosciamo, più per quanto riguarda però le leghe, non tanto le arene, perché comunque se nelle arene vengono utilizzate le carte anche in base a come un player le sblocca, quindi è logico che le carte che vengono sbloccate dopo verranno utilizzate meno. Nelle leghe invece si presuppone che uno abbia bene o male tutte le carte, o comunque sia la possibilità di avere tutte quante le carte. Ma non solo, si tiene in considerazione anche tutto quello che riguarda magari le sfide. Quindi se un deck è particolarmente forte, ha particolarmente successo nelle Grand Challenge, quindi riescono i player a fare tante vittorie, forse c'è qualche carta che va ribilanciata. Infatti viene tenuto infine anche conto di magari un particolare deck dominante sugli altri. Ad esempio il Gigante Royale, che adesso è stato finalmente ribuffato, aveva tempo fa subito un pesantissimo nerf, perché proprio era diventata una cosa proprio da disgraziati. Lo usavano tutti, era la carta tipo più forte, cioè lo trovavi sempre contro, era un disastro. Ma tantissime altre carte, Tesla, Mortaio, Arco X, quindi per dire anche edifici, erano carte che hanno avuto il loro periodo top, dove veramente, tipo il Mortaio veramente, c'è stato un periodo all'inizio del game che era una cosa da disgraziati, c'erano dei deck semi-imbattibili col Mortaio. Un'altra cosa molto importante che viene tenuta in considerazione è il win rate, quindi il ratio di vittorie, che deve stare tra il 45 e 55%, quindi insomma deve stare proprio intorno al 50, per farla breve. E qui andiamo a motivare anche un pochettino il perché magari su Clash Royale si fa quel vinta persa, vinta persa, vinta persa, quando siamo su il nostro numero di coppe ideale, quindi il massimo che possiamo raggiungere. Infatti a distanza di anni c'è ancora la leggenda metropolitana. Certi dicono Clash Royale è scriptato, certi dicono no, è normale che funzioni così. Io non voglio neanche parlarne di questa cosa, perché so che qua sotto nei commenti potrei essere linciato da entrambe le parti. Facciamo un piccolo esempio, lo stesso che c'è nel video, con il Fantasma Royale.
che aveva nel mese precedente un win rate del 60%, e da questa cosa è partita l'idea di andare a nerfare il Phantasma Royale. Poi effettivamente il quantitativo di nerf, quindi se una carta viene nerfata tanto o poco, quello viene deciso con dei test, ma da qui parte la decisione: nerfiamo il Phantasma Royale. Ad ogni modo non finisce qui, come abbiamo visto nell'ultimo ribilanciamento, Clash Royale prende anche molto come punto di riferimento i suoi social, quindi vede effettivamente sui social i player che cosa dicono. Dicono: questa carta è troppo forte, questa carta è troppo scarsa, non la usa nessuno. Cosa che, se non sbaglio, era successa per gli scaricuccioli, che subito erano più debolucci, poi hanno avuto un buff molto particolare, ovvero che hanno cominciato a colpire anche truppe aeree. Caso contrario, le guardie, che dopo la loro introduzione con un costo d'elisir pari a 6, hanno avuto un aumento a 8, quindi una bella botta, ragazzi. Ma come dicevo poco fa, nell'ultimo aggiornamento c'è stata proprio una domanda, un sondaggio ai player, ovvero: cosa andiamo a buffare, arcieri o Goblin Cerbottaniere? E la maggior parte dei player ha votato Goblin Cerbottaniere. Supercell ha seguito il volere proprio nel sondaggio dei player. Insomma, queste erano indicativamente le linee guida che segue Clash Royale per i ribilanciamenti. Io prima di salutarvi voglio proprio andare a fare un piccolo test insieme a voi, ovvero vedere il gigante che ha avuto effettivamente un piccolo nerf nell'ultimo ribilanciamento, come si comporta adesso qui nella ladder. Ovviamente è finita la season da 4006, con cui abbiamo chiuso, se non sbaglio. Ecco qui, infatti, siamo scesi sulla Lega 2, quindi vediamo subito di recuperare e risalire. Ok, livello 11 contro, con questo nome che sembra più un'equazione. Andiamo subito con un'orda che verrà zappata? No, è un gigante, ok. Arriva il tronchetto. Noi andiamo col barile, zappa pronta. Quegli scheletrini li vado a zappare. Ma anche no, sapete? Lo lascio fare, ok. Ok, andiamo con una principessina di qua. Abbiamo già fatto praticamente una torre, che non è per niente male. E andrei a buttarci degli sgherri. Lui ha buttato la fireball puntualmente per farmela fuori, però non la lascio hittare quella moschettiera, la torre non me la deve toccare. Ok, un golem di ghiaccio che non è particolarmente pericoloso, a meno che non mi piazza un domatore. Mi piazza un domatore, lo sapevo. Andiamo con un'orda di scheletrini. Eccola lì, una bella botta, arriva di nuovo. Vai col gigante. Lui butterà di nuovo il tronco tutta la vita. O no? O mi sbaglio? Vediamo un pochettino. No, va con il cannone. Io vado con un barile, vediamo se butta il tronco o no. E butta il tronco, ma l'ho leggermente trollato. È stata una goduria vedere quel tronco andarsene da un'altra parte. Mamma mia. Ok, non siamo ancora in per due, quindi la Sparky la teniamo ancora in mano un attimino. Da quando sto tenendo la Sparky in mano nella fase in cui non c'è il per due, ho avuto un piccolo scatto di qualità all'interno del game. Ripartiamo con una principessa e credo proprio con uno dei sgherri questa volta. Sì, ci sta tutta su quel domatore che vuole rompere decisamente le scatoline. Fireball? Perché lì la fireball? Non l'ho assolutamente capita. Vorrà farmi fuori l'ordine dei sgherri in un altro modo. Ok, io vado semplicemente a fare questa mossa qui e si rivela anche alla fine efficace. Bene, bene, ho usato la Sparky come tank. Ok, me ne sono leggermente sbattuto del fatto che il per 2 parte effettivamente solo ora. Ok, vado qui con un trio di sgherri, il tronchetto, e io mi ho sprecato il tronchetto, ti vado a fregare col bariletto. Ti butto anche la principessa. Ok, lui butta la fireball, quindi io andrei di orde di scheletrini. Ce la stiamo giocando discretamente bene questa partita. Ce la stiamo giocando discretamente bene, più che altro ho capito abbastanza bene le sue mosse. Qua io vado a spendere un 7 per difendermi da questo Grider, però alla fine si va a tricoronare easy. Mamma mia, che partita pulita che abbiamo fatto. Ok, probabilmente non si sarà capito dalla partita che abbiamo appena fatto, ma credetemi, il gigante è stato effettivamente nerfato. Si nota, per chi magari lo usa come me da un bel po' di tempo, che ha perso qualche colpo e la sua vita è stata effettivamente ridotta. Prima di salutarci, a piccola apertura del baule gold, assieme un 547 di oro, un barbarello, ok, un 3 estrattori,
25 mascalzoni e 6 macchine volanti, ok, un bauletto molto tranquillo. Quello che segue è un baule gigante, quindi missioni mi deludete un po', devo essere sincero. Mettiamo per concludere ad aprire il nostro bauletto d'oro e vi faccio vedere il clan come al solito, Strange Elite, il clan per tutti gli abbonati al canale. Vi ricordo che è possibile abbonarsi al canale col tasto qua sotto a fianco al tasto iscriviti. E nulla, qua sostanzialmente facciamo war, c'è la possibilità di partecipare direttamente durante le live. E questa sera tra l'altro andremo in live, questa sera no perché il video uscirà di sabato, quindi domani andremo in live. Vi aspetto. Come al solito ovviamente vi ringrazio per tutto il supporto che mettete sempre e vi ricordo di seguirmi su Instagram, link in descrizione, per restare aggiornati veramente su tutto. E se ancora non l'avete fatto, come al solito, un bel pollicione in su che è importantissimo. Quindi ragazzi, con questo vi saluto, ci becchiamo, ciao.